Ciao a tutti ragazzi, io sono Lori Frost e oggi siamo in un nuovo video di Clash Royale. Oggi vi volevo portare un piccolo chest opening e poi proveremo i barbari scelti. In tutto facciamo tre partite, una con il mio mazzo e dopo le altre due con i barbari. Lasciate tanti like e commentate per nuovi episodi. Iniziamo subito il chest opening. Niente. Oh, i barboni scelti, perfetto. Apriamo il baule a corona. Rara. Ok, allora adesso rara. Perfetto. Andiamo dal baule argento. Ancora. Che pizza. Ti servero. Scusate un attimo, manca la connessione. Scusate l'interruzione che mi si è fermata la connessione. Comunque andiamo a migliorare il golem di ghiaccio e lo portiamo a livello 5. Se ve ne siete accorti, sono salito di livello, livello 9 infatti. In seguito andiamo a migliorare anche i barbari al 6. Facciamo subito una partita. Ok, siamo contro Vurei del clan Yesty Boys. Giochiamo a 2400. Attacchiamo subito con Domatore e Spirito del Ghiaccio. Il tronco non ci voleva. Ok, poi direi che lui mi sa che è il gigante. Attiriamo tutte le truppe al centro. Perfetto. Ok. Adesso come attacchiamo? Direi di fare una mossa stupida. Ok, perfetto. Adesso immaginavo. Attacchiamo subito. Spiriti del fuoco e Ogrider. Tronco? No. Lui ha sprecato l'elisir per difendersi. E a noi basta la torre inferno. E ci difendiamo. Mi si sta laggando un po' il gioco. Ok, ci hanno difesi benissimo. Lui ha la scarica, il tronco. E la strega e il golem, ok. Attacchiamo sempre allo stesso modo. Ah, così mi attacchi. Perfetto. Allora, direi mettere Torre Inferno e una piccola zappa. Scaricala. Aia. Dai, veloce. Fortuna che il golem è lentissimo da attaccare. Ok, ci siamo difesi ancora bene. Ok, attacchiamo allo stesso modo. Però stavolta mettiamo la veleno. Dai, un colpetto, neanche uno. Ok, adesso dipende da quello che ci mette. Ok, a me basta la zappa. Ho preso anche quello. Direi di mettere questa. Dai, uno scheletrino. Grandissimo scheletro. No, che sfortuna. Mettiamo questa. Non attaccare. Ci sta dando un botto di sfiga. Troppa sfiga. Dai, uccidi sto strega del tavolo. Mettiamo una veleno. Dobbiamo uccidere assolutamente questo golem perché ci farà del male, tanto male. Troppo male. E mi sa che ce l'ho anche buttato giù. Non me l'hai buttato giù, vero, la torre? Non me l'hai buttato giù, vero? Non hai, vero, la leggendaria?
Golem. Perfetto. Ok. Direi di mettere un veleno adesso. Per uccidere i golemini. Aia. Aia. Sette. No, non ci credo. Ragazzi, abbiamo perso una partita. Che bello. Adesso, solo per voi, andremo a provare l'altro deck. Ok, copiamo il deck nel deck 2. Così lo possiamo modificare. Perfetto. No, aspettate un attimo, che mi sto confondendo. Questo deck nel deck 2, ho detto. Vabbè, mettiamo i barbari scelti al posto del... Allora... Mettiamo al posto della Valchiria. E direi di potenziarli. Andiamo subito a fare la seconda battaglia. Siamo contro un livello 10. Che ti dice buona fortuna. Direi di attaccare. Non ho la velena in questo deck. Sarà un bel problema questo. Aspetta, sì. È arrivato il mega sgarro alla torre, perfetto. Direi di attaccare dall'altra parte. Subito. Mettere la torre sul nemico. Ok. Golem del ghiaccio. Scarica. Uccidi, uccidi lì. Aia, quanto male. Aia. Vabbè, a sinistra abbiamo fatto un tanto male. Abbiamo fatto un botto di danno. Li abbiamo fatto con Log Rider, col domatore. E... Ok, lui ha messo male la... Io direi di mettere tutti loro. Lui basta lo strigone. E me lo torno in fermo. Un altro colpo. Dai, no. Dobbiamo ancora provarli questi. Dove li usiamo? Io direi di usarli adesso. Proviamo la tattica. Proviamo il golem del ghiaccio e questo. Andiamo, andiamo, andiamo. Vediamo se arrivano alla torre. Qui dobbiamo mettere solo la torre in ferro. Direi tocca. Ok, ci siamo arrivati in torre. Quindi se ucciderli. E lui va bene. Lui ci farà tanto danno, però non ci posso fare niente io. Attacchiamo subito. Dai, un altro. Sì, la torre. No. Dobbiamo stare attenti, ragazzi, perché? Perché adesso lui mette questo. Perché noi mettiamo la zappa. E lui ci ha buttato giù la terra? No. Ok. Attacchiamo subito. No, sta torre inferno. Uccidila. Pizza. Abbiamo perso un'altra volta. Ok, c'è qualcosa che non va in sto deck. Ed è che noi non abbiamo l'avveleno. L'avveleno cosa ci serve? Per togliere l'estrattore. Io direi di mettere il minatore, dato che ce l'abbiamo, al posto del mega sgherro. Torniamo al nostro clan. Dai, facciamo l'ultima partita, dato che siamo a 10 minuti di registrazione adesso. Non mi sembrano tanto forti, però li dobbiamo ancora sperimentare.
risposta. Ok, perfetto. Spero di mettere il golem del ghiaccio senza problemi. Ok, lui ha quella loro. Torri ferma. Ok, muori, perfetto. Adesso direi di mettere i barbari scelti addosso al moschettiere. Più minatore. Ok, vediamo quanto danno. Ok, sono fortissimi. Non ho parole, sono fortissimi. Devo solo difendermi dal domatore un attimo. Ok, ho messo male la scarica, mi sa. Uccidiamo la strega che è al 4 intanto anche. Come attacchiamo? Io direi di mettere domatore, minatore e spirito del ghiaccio. Mi sa che non è visibile lui, oppure vi ha danneggiato anche la quella torre. Mettiamo gli spiritelli del fuoco. Ok. Torre inferno. Ok, vi ha messo bene anche. Fermiamolo. Mi sa che abbiamo perso la torre. E infatti abbiamo perso la torre. Però noi possiamo attaccare e ci facciamo anche la seconda torre. Non dobbiamo permettere. Dai, un altro colpo. Vabbè, quella torre va giù. Con la scarica. Fermiamolo. Mettiamo i bobali scelti. Se riescono a fermarlo magari. No, peccato. Devo attaccare la torre centrale. Vediamo se riusciamo a togliere. Abbiamo vinto, ragazzi. Abbiamo scoperto che i barbari scelti sono fortissimi quando arrivano alla torre. In difesa, dai. Non sono il massimo, però con la torre inferno, dai, va bene. Abbiamo raggiunto i 13 minuti, direi che questo video può finire qui, lasciamo tanti like, commentate per nuovi episodi e ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi!